Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale, nella mia cucina. Io sono Adriano e preparerò due ricette alla settimana, il martedì e il giovedì. Oggi preparerò una carrot cake magica. Seguite la ricetta, apposta per Natale. Ciao, 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 ciao. Ma prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale e mettermi qualche like. Iniziamo a mettere tre tuorli dentro una planetaria. Conserviamo gli albumi. Dentro la planetaria metteremo 50 g di zucchero grezzo di canna e 40 g di zucchero semolato normale. Attiviamo la planetaria. Montiamo i tuorli. Mettiamo nelle uova 90 g di burro fuso e continuiamo a montare. Mettiamo una bustina di la saporita, vedete? Proprio una bustina all'interno del composto e continuiamo a mescolare. Servirà un cucchiaino di cannella. Servirà anche la buccia di un'arancia bio. Continuiamo a mescolare. Metteremo 30 grammi di mandorle polverizzate. Settanta grammi di farina. Pizzico di sale. Riaccendiamo la planetaria. Adesso dovremo mettere 350 ml di latte mentre la planetaria gira, ma poi accendete il forno a 150 gradi. Riscaldate il forno a 150 gradi. Ora incomincerò a mettere il latte piano piano nella planetaria, 350 ml. Ecco qua, una volta che avete messo il latte, ora montate i bianchi a neve. Non spaventatevi se il vostro impasto sembrerà, cioè sarà così liquido, ma è normale.
Ecco qua, vedete come deve venire? Quindi non spaventatevi se vedete che è un po' liquido, ma deve venire così. Ok? Vedete? In una teglia mettiamo un po' di carta forno e mettiamo all'interno 100 g di carota grattugiata. E la distribuiamo bene per tutta la superficie. In questo modo. Ora mettiamo all'interno delle noci. Ok, ne serviranno 70 grammi, quindi ne mettete un po' qua, un po' là, così. Distribuitele bene. Quindi versare all'interno il composto. Guardate come deve diventare. Allora, lasciare il forno a 150 gradi e infornare la torta per 55 minuti. Allora, adesso servirà invece una confezione di formaggio spalmabile che dovremo mescolare con dello zucchero. La torta l'ho sfornata, l'ho fatta sfreddare. E ora metteremo qua il formaggio spalmabile. Ecco qua, l'ho messo dentro una tazza e ora metteremo dello zucchero. 20 grammi di zucchero. Ecco, ora mescoliamo tutto, facciamo una cremina. Lo rovesciamo sopra la torta, lo spalmiamo in tutta la torta. Così. In questo modo. Per finire mettiamo delle noci sopra la torta. Eccola qua. Questa è la carrot cake magica. La taglio. Ecco qua. Questa è la carrot cake magica. Magica per la sua consistenza. Allora, io non l'assaggerò perché sto facendo dieta, ma quando arriverà Mauro gliela farò assaggiare. Ora Mauro assaggerà la torta. Ciao a tutti, oggi sono l'assaggiatore ufficiale del canale. Assaggiamo questa torta. Buona, veramente una carrot cake deliziosa. Che può andare bene sia per la colazione che per gli spuntini. Promossa come tutti i dolci di Adriano. Ciao a tutti. Quindi se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettetemi qualche commento. Ciao, alla prossima!